Inizio applicando una base uniformante su tutta la palpebra in modo da cancellare tutte le discromie. Applico questo ombretto di Kiko in crema su tutta la palpebra mobile e vado quindi a utilizzarlo come base per il mio ombretto. Dalla Naked vado a prendere Sin e lo vado ad applicare nella prima parte di palpebra. Poi prendo Toasted e lo vado ad applicare nella seconda parte di palpebra mobile. Come colore di transizione vado a utilizzare il color Naked e lo vado quindi a sfumare nella piega. Per andare ad illuminare l'arcata sopraccigliare vado ad applicare il Vanilla di MAC. Applico una matita color burro nella rima interna dell'occhio e traccio poi una riga sottilissima di eyeliner, facendo attenzione a non ispessirla troppo, e vado anche a sporcare la rima inferiore cigliare esterna. Prendo poi Hostel e lo vado ad applicare nella parte finale dell'occhio e un po' nella piega. Per un trucco sposa sono di obbligo le ciglia finte e applico queste ad effetto naturale. Vado poi a riprendere la riga di eyeliner quando la colla si è asciugata. E poi vado a riprendere Ustel e lo vado ad applicare nella rima inferiore cigliare esterna. Da questa palette Nabla vado a prendere Camelot, che è questo marrone scuro opaco, e vado a intensificare picchiettando un po' di colore nella parte finale dell'occhio senza però esagerare, e poi ovviamente vado a sfumare. Continuo a sfumare, questa volta con un pennello per sfumatura ampia pulito, e poi vado a prendere Virgin e vado a creare il punto luce. Una volta che la colla si è asciugata applico ovviamente abbondante mascara e poi passo al viso e comincio applicando questo primer che va a minimizzare i pori, quindi voglio la pelle bella liscia e levigata, e poi con una spugnetta vado ad applicare questo fondotinta illuminante. Applico questo correttore e vado ad applicarlo anche questo con la spugnetta, perché in questo periodo mi ci trovo veramente benissimo. Credo che l'effetto sia coprente, naturale, e sto notando che il correttore non va nelle pieghette. Per dare maggiore luminosità al viso vado ad applicare questa penna illuminante di L'Oréal nelle zone che vanno illuminate, quindi la fronte, il mento e nella zona sotto le occhiaie, e poi con un pennello vado a sfumarle. Vado a uniformare poi il tutto con la spugnetta che ho utilizzato prima per il fondotinta. Applico la cipria su tutto il viso in modo da andare a fissare la mia base. E con la stessa cipria ovviamente vado a fissare anche il correttore. Faccio un leggero contouring con questa terra fredda. E poi applico questo blush rosato opaco.
applico l'illuminante. Passo alle labbra e vado a contornarle con questa matita di una tonalità più scura rispetto al mio colore naturale e la stessa tonalità l'ho scelta per il rossetto. Niente ragazze, questo make-up sposa è terminato, io spero tanto che vi sia piaciuto, ovviamente fatemelo sapere sotto nei commenti. Un bacione!